Basilea, crocevia d'Europa, mercoledì della scorsa settimana. Per un giorno il bianco e il nero hanno soppiantato tutte le sfumature del verde di questa tarda primavera del Parco Saint-Jacob, ricco di impianti sportivi che circonda il minuscolo stadio di calcio, rivelatosi troppo esiguo per la finale di Coppa delle Coppe tra Juventus e Porto, una sede a portata di auto dalle città dell'Italia settentrionale e da quelle dell'Europa centrale. Ancora una volta, per seguire e sostenere la Juventus impegnata in una finale di Coppa, sono arrivati in 40.000, una marea pittoresca e colorita che ha invaso la tranquilla cittadina svizzera, una spontanea, colossale spedizione che nelle dimensioni ha ripetuto quanto già verificatosi quando la squadra torinese si trovò protagonista nella finale di Coppa Campioni nel 73 a Belgrado e lo scorso maggio ad Atene. I suoi sostenitori sono giunti con ogni mezzo da ogni parte della penisola, anche la più lontana. È stato considerato che dei 58.000 spettatori del Saint-Jacob, 42.000 fossero di fede juventina, un terzo dei quali provenienti dalle città dell'Europa settentrionale e centrale, di Francia, Belgio, Germania, dove più consistente è la presenza degli emigrati italiani. La maggior parte non ha potuto evitare i disagi e le fatiche che una così lunga trasferta portava con sé. I meticolosi organizzatori elvetici hanno contato lunghe colonne di pullman per un totale di 585, 8 treni speciali, migliaia di auto, decine di camper e un ponte aereo di voli charter da tutti gli aeroporti italiani. A contenere e regolare questa marea di tifosi un servizio d'ordine impeccabile che aveva tutto previsto, agenti pronti a capire e sopportare, albergatori e ristoratori preavvertiti a non speculare sui prezzi e sui servizi. Risultato, regolarità in ogni fase e assenza di qualsiasi incidente. Molti, fidando nella tradizionale puntualità svizzera, hanno programmato il proprio viaggio in treno, accontentandosi di passare fuggevolmente sopra lo stadio in coincidenza con la partita. Anche uno stadio di doppie dimensioni non sarebbe riuscito ad ospitare quanti avrebbero voluto seguire dal vivo la Juventus alla rincorsa di un altro prestigioso trofeo europeo. Difficile distinguere all'interno dello stadio le frange dei tifosi portoghesi. Il bianco celeste dei loro colori era sopraffatto dalle bandiere e dagli striscioni bianconeri, sui quali le scritte testimoniavano ancora le località di provenienza, ad ulteriore conferma di quanto l'affetto e la passione per la Juventus fosse radicato per davvero in ogni parte d'Italia. Tra loro tifosi, autentici fanatici, ma anche moltissimi di più che hanno affrontato questo viaggio, questa esperienza, come un'evasione dai problemi di tutti i giorni, come un'avventura, con nel cuore la speranza di gettare un colpo di spugna sulle delusioni sofferte in occasione delle trasferte di Belgrado e di Atene. Finalmente, dopo il viaggio e l'attesa, è venuta la partita con le sue emozioni. Presto è venuto il gol del vantaggio per la Juventus, che faceva intravedere il successo finale. Poi la doccia fredda del pareggio portoghese che cancellava illusioni e riportava alla memoria passate delusioni. Quindi ancora la rete della Juventus di un vantaggio che sarebbe risultato definitivo. E per tutto il secondo tempo il costante incitamento alla squadra fino al fischio finale dell'arbitro, un fischio liberatorio, che ha messo fine alla tensione e ha dato spazio all'esultanza, anche incontrollata, che accompagnava quella alla quale si abbandonavano in campo i protagonisti. La gioia per la vittoria ottenuta dai colori del cuore non cancellava le fatiche e la stanchezza del viaggio, ma il ritorno per la marea bianconera stavolta è stato lieto.